Allora, siamo pronti, eccoci qua, rientriamo perché oggi parliamo di artisti, parliamo di musica, parliamo di amici in primis, e quindi do il benvenuto all'artista di oggi, nonché amico, il mio amico Morgan Milano. Ciao Morgan, come stai? Buongiorno, ciao Len, tutto bene? Come va? Siamo in bolla. Bene, questo è importante. Perfetti. Oh, intanto grazie per essere venuto a trovarmi. Ma grazie, insomma, a te. Finalmente siamo riusciti ad ad unire la musica, l'amicizia. Insomma, hai sei visto? Venuto a trovarci qua oggi a Verona. Come sta andando? Come stanno andando le tue produzioni? Come sta andando? Sta andando bene, anche se apparentemente sono fermo, ma perché ho 3.000 impegni tra lavoro e sto mettendo su casa. Quindi, quindi insomma, sono fortemente impegnato. Sei fermo per modo di dire. Però diciamo, sono una cellula dormiente, lo sai. Poi. No, ma soprattutto poi insomma adesso comunque fermo, è uscito un tuo un brano neanche un anno fa tuo, quindi sì, insomma sì, che è il brano, esatto, di spicco che poi oggi andremo a parlare. E detto questo, Morgan, raccontami un po' per gli amici che magari, ecco, ti conoscono un po' meno, ma di che genere indicativamente parliamo? Beh, io vengo dal rap, quindi quella diciamo è la mia natura, ecco. Sì, sì. Quello che mi viene istintivamente di fare. Certo. Poi magari, poi vabbè, a me piace tutto il genere, tutti i generi musicali, e non si esclude delle evoluzioni poi sul cantato. Quindi insomma, importante. Sì, sì, però diciamo che poi in primis, ecco. Beh, io vengo da quel mondo lì, ecco. Mentre, intanto grazie, mentre noi ce la raccontiamo, conferma e dice alla regia di confermarci, segui su Instagram, che te l'abbiamo appena messo perché vogliamo andare a sbirciare un po' nelle tue cose. Però dicevamo, no, intanto tu accettaci pure. No, ora Morgan Milano, artista, vieni dal rap, e dopo chiaramente il mondo, il sistema a livello musicale si evolve, anche perché si continua cioè le evoluzioni ci sono. Il tuo ultimo brano, ad esempio, come è arrivato? Prego. Beh, il mio ultimo brano è arrivato un po' in fretta e furia. Sì. Come un po' un fulmine dal cielo, perché poi io faccio anche così delle volte. E ho sentito questo sound che mi piaceva, che mi ricorda un po' il mondo latino, ecco, che io bello. Ti conosci molto bene. Sì. E chiaramente sotto il periodo estivo ci stava molto bene. L'ho scritto abbastanza in fretta, abbiamo girato un bel videoclip. Poi no, tra un po' ce lo ascolteremo e ci andremo anche poi ce lo ascoltiamo e ce lo guardiamo a vedere il video. Cioè, guardate qua, no? Oh Morgan, ma qua la fotomodello, quella lì bella, è una Oyster del, che poi, del no, Prestige, bellissimo, bellissimo, che poi io ho visto, chiaramente ascoltato e visto il brano, ascoltato il brano e visto il video più volte. Cioè è bello, ma a me piace la scelta che hai fatto anche a livello del video, no? Hai messo 3 o 4 boys, ho messo, cioè, il corpo di ballo, sì. Bellissimo, cioè tanta, sì, non ho avuto tanto roba. Tempo per programmare la cosa e per fare tante chissà che prove, però ho chiamato delle persone che sanno fare a ballare, a differenza mia. No, però bel lavoro, cioè il lavoro c'è tutto, no? Cioè, nel senso, è uscito tutto, ecco. No, quindi ci siamo impegnati ed è venuta una bella cosa, secondo me. Poi allora io farei anche un accenno importante, perché insomma tante le produzioni che hai fatto, però guarda, nel frattempo la stiamo sentendo sotto, no? Guardate cosa vediamo, qua c'è la Shanna. Sì. Qua c'è, cioè, Veroni, cioè poi di Verona, chiaramente, ecco, produzioni anche questa fresca, un anno e qualcosa. No, un po' di più, un anno, sì, e mezzo, dai. Sì, circa. Comunque è abbastanza recente. Produzione anche qua, sentiamo un po' volume, regia, grazie mille. Ecco. Dove eravate qua? In che zona eravate per girare questo video? Ti ricordi? Qui eravamo a Vicenza, non ti so dire esattamente dove, è una casa privata, una villa privata. Zona Vicenza comunque. Sì, una villa privata bellissima. Poi avevamo varie location, qua aveva organizzato tutto lei. Aveva organizzato diverse location per tutto il girato. Certo, cioè, certo. Era stata molto brava nel fare la timeline e tutto. Come è andata questa idea, questo progetto? Com'è andato? Beh, io e lei artisticamente ci conosciamo da diversi anni. Dai, bella questa cosa. Mi contattò lei molti anni fa perché aveva visto un mio brano. Da lì ci siamo rimasti, sì, in contatto, e qualcosa poi sarebbe successo. E infatti abbiamo fatto questo brano qui. Vediamo, regia. Oh, eccolo qua, Morgan, guardate qua. Bella, bella accoppiata, bella. Poi belli, siete belli, cioè, ma anche il pezzo fila, tutto fila. Com'è andato? Come sta andando anche, insomma, in generale? Non è che un brano diventa vecchio, cioè, com'è andato questo progetto? No, secondo me è stato ben riuscito. È stato ben riuscito perché comunque il suono, dai, certo, certo, ci sta attuale. Alla grande. Dove possiamo trovare chiaramente i brani? Io chiedo sempre. Beh, su tutte le piattaforme digitali, perché comunque anche, certo, questo è stato pubblicato ovunque, quindi sicuramente Spotify e quant'altro. Beh, insomma, questo è importante perché oggi non è così scontato. Poi, cioè, tanti sì, pubblicano, eccetera. Sì, ma è importante sempre dire dove. Diciamo che comunque, vabbè, al di là del videoclip che lo trovi sempre su YouTube, certo, certo, però poi ormai la musica è ovunque.
la musica devi metterla ovunque, perché sennò resti indietro. Assolutamente sì, assolutamente sì. E invece, tornando a Lupita, allora sono curioso, come ti è venuta, mi dicevi l'idea, hai detto è arrivato tutto veloce, in fretta, eccetera, di che cosa tratta? Cioè, nel senso, non so come ti è... Ma è sostanzialmente, cioè, un brano alla fine che parla di una relazione, poi. Sì, ok, va bene. Di questa femme fatale, diciamo, e di questo ragazzo che è interpretato da me, sì, diciamo, sì, che poi è molto preso, poi c'è questa relazione un po' tossica, certo, che poi ti trasforma in a diventare tossico tu, poi. Ah, quindi proprio te la sei proprio... No, chiaro. C'è il succo, poi sì, è quello lì. Sì, ma Morgan, ad esempio, parliamo anche un po' di live, visto che ne hai fatti, ne abbiamo anche fatti insieme qualche volta, ho avuto il piacere, sì, insomma. Anzi, oltretutto ogni tanto sfoglio, pensate a amici a casa, no? Sfoglio il mio smartphone, il mio cellulare, parliamo alla vecchia, e trovo delle foto, no? Con tutti con le mani al cielo, eccetera, e ci sono delle clip dove siamo io e Morgan, peccato che non riesco a recuperarla, però delle clip. Di quella serata là un po' di qualche anno fa, bello. E quindi non so, ora quest'anno si muove qualcosa, potrebbero esserci novità, insomma, potrebbe. Sappiamo che è ancora aprile, potrebbe, insomma. Sì, sono anche in contatto con un ragazzo di Milano che mi ha girato del materiale da completare diversi mesi fa, che penso che adesso se non mi muovo mi spara le ginocchia probabilmente e quindi dici devi... E quindi probabilmente tornerò anche a spostarmi su a Milano, andrò a trovarlo e chissà, vediamo cosa salta fuori poi. Beh, insomma, questo è importante anche perché ricordiamo che Milano è sempre stato un po' il centro della musica. Quindi, cioè, in Italia, se dici musica, per forza di cose, poi Milano, è quello. Sì. Milano. Morgan, invece, altre cose. Allora, io invito tutti gli amici a casa. Le cose da dire sono tante, però proprio per questo lasciate il vostro segui su Morgan Milano, che così insomma, potete scoprire un sacco di news. Oltretutto, ben 4.000 follower, tanti amici che ti seguono, e potete scoprire tutte le news in tempo reale. Invece, come solito, ecco, ultima domanda, io la lancio come sempre: progetti futuri. Allora, progetti futuri, se ci sono, spoilerabili ovviamente, io chiedo. Sì, no, allora, di concreto ancora non c'è niente, nel senso che però molto probabilmente uscirò con un singolo quest'estate. Devo appunto completare questo progetto con questo ragazzo di Milano, mi ripeto, perché sennò sono rimasto un po' indietro. Certo. E, però insomma, qualcosa. E però progetti futuri mi piacerebbe rimanere sempre sicuramente su quello che è il rap, che è il mio filone, però inserire un po' il cantato, ecco. Mi piacerebbe anche il cantato, adesso la sto sparando grande, sì, però, sì, no, però no, il cantato ma... anche in lingua inglese, ecco, mi piacerebbe bello, molto, sì. Bello, cioè nel senso bello, e soprattutto però anche proprio cambiando genere, addirittura fare qualcosa di più deep, più quindi toccare una chiave, sì, mi diversa. Piacciono molto dei filoni alla Marilyn Manson, ti dico la verità. Wow. Poi dal dire mi piace, no, al dire faccio qualcosa di simile, la strada è molto lunga e un'ambizione abbastanza alta. Però intanto diciamo che poi le cose nascono così, sì, no? Dal mi piacerebbe al vediamo cosa si può fare, ecco. Beh, allora intanto complimenti per quello che fai, sempre tanta roba. Io spero di incontrarti quest'estate, al di là di incontrarti in moto, perché sappiamo che insomma sono due arleisti. Già. Però insomma spero anche di incontrarti in musica, e prima o poi anche per quest'estate. Ci incontriamo, esatto, quello mi hai anticipato. Grazie per essere stato con noi. Grazie a te, grazie a voi. Grazie Morgan, e mi raccomando, seguite il mio amico Morgan, perché insomma la musica c'è. Grazie Morgan, grazie mille. Grazie a voi. Andiamo avanti, ci ascoltiamo Supereroi, Mr. Rain, 3, 2, 1, musica.